Buonasera amici di MR TV e benvenuti a questa puntata di Medium. Questa sera, come ovviamente anticipato la settimana scorsa, non siamo con il cittadino sovrano, ma con questa rubrica, ma siamo ovviamente qua. E diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Marco, questa sera l'argomento molto particolare, abbiamo un ospite particolare, appunto. Parleremo di questo manoscritto molto misterioso che è il manoscritto Voynich e quindi insomma diamo il benvenuto a Fabio Fornaciari. Ciao Fabio e benvenuto. Ciao, ciao a tutti voi, grazie Serena, grazie Marco per avermi invitato. E Grazie a soprattutto. te per aver accettato, Fabio, a parlare anche di questo argomento così molto controverso, molto misterioso, come dicevamo prima. Un libro, il Voynich, che insomma dà adito a tante interpretazioni, a tante anche supposizioni, teorie, tesi, eccetera. Tu ci hai scritto un libro in merito che è Voynich, un falso no, grazie. E quindi, insomma, però prima di entrare nel merito dell'argomento di questa sera, insomma, io direi presentati, Fabio, di ai nostri amici e a tutti coloro che ancora non ti conoscono, chi sei, di cosa ti occupi. E come mai è nato poi questo libro, che è appunto Voynich, un falso no, grazie. Io ho sempre avuto la passione per i misteri, una passione molto molto vecchia, e il manoscritto di Voynich rappresenta l'apice di tutti i miei studi. Studi che, vi devo dire la verità, non hanno portato a nulla, perché parlare di situazioni, oggetti misteriosi, la terra d'Italia non è la sede adatta. In genere gli autori come me e altri personaggi sono un pochino accantonati, messi in disparte, perché il sapere antico è un sapere che fa molto scomodo, è un sapere che non piace, è un sapere che può aprire degli aspetti sulle civiltà e sulla storia che non sono di gradimento. Questo manoscritto, vi devo dire la verità, è molto controverso. Io ho fatto questo titolo perché, per accantonarlo a livello mondiale, hanno detto: è un falso. Si mette dentro la biblioteca degli Yale, si chiude lì e si finisce la storia. Invece contiene tante di quelle verità che spazia sulle civiltà antiche. Entrare su certi argomenti non è piacevole. Intanto questo manoscritto è stato definito anche da Jacques Bergé un libro tra quelli maledetti, cioè quelli che è bene non li parlare, non prenderli in considerazione. Ma io vi devo dire la verità, questo libro non è un libro maledetto, non contiene nessun testo di magia nera, non è un testo satanico, non c'è nulla, è solo un libro di conoscenze. E parte con una con l'erboristeria, quindi non c'è nulla di misterioso, nulla di arcano, è semplicemente questo testo semplice. E basta. Questo testo, secondo me, è un testo che ha un manoscritto che ha coscienza, diciamo un libro che ha anima, perché non vuole assolutamente nessun padrone, non, e non vuole essere soprattutto di proprietà di una biblioteca e chiuso in mezzo ai scaffali. Perché dopo centinaia e centinaia di anni nessuno è riuscito ad averlo in mano.
è come scappasse da tutti i proprietari. E questo è strano per un libro, perché la storia di questo libro, ci vorrebbero 10 puntate per la storia di questo libro. Io la condenso in pochi minuti, perché non è la storia che conta, ma quello che conta è il contenuto. Prima di tutto, questo libro non è misterioso, è soltanto anomalo. Racconta delle cose che gli altri testi dell'epoca non hanno mai raccontato. È un testo anonimo, perché non c'è nessun autore, e soprattutto c'è una calligrafia sconosciuta. Questa calligrafia ha dato luogo al fatto che è falso, ma non è vero. Non la vogliono riconoscere questa scrittura, perché oggi i mezzi ci sono. Io riesco a trovare determinate cose, però ormai l'ho accantonate. Questo disinteresse per questo testo mi ha un pochino fatto ragionare. Non bisogna andare oltre, perché sennò ti frenano. E anche le mie scoperte sulla calligrafia sono qui ferme, e forse fra qualche anno, quando sarà il momento, grazie anche alla Serena, che sarà una delle prime che avrà a disposizione queste cose, se ne parlerà. E questo manoscritto, noi si pensa sempre a manoscritti, all'incunabile, ai libri grandi in questa maniera, è grande più o meno in questa maniera. Vedete, come metto, ecco, in linea, è piccolino, molto piccolo. Cosa vuol dire? Che questo manoscritto non è destinato a essere visionato e messo nelle biblioteche. Perché voi non l'avete visto gli altri manoscritti che io seguo da anni? Sono immensi, hanno copertine grossissime, si vedono, si notano. Questo invece serve per essere nascosto. Perché un librettino piccolo in quella maniera veniva portato da chiunque, messo sotto i vestiti, nessuno vedeva che avevano questo testo, e è un testo portatile. Io l'ho definito un testo da viaggio, da nascondere, perché in quei vestitoni così grandi di una volta questo testo non appariva minimamente, e entrava da tutte le parti. Era un libro da non far vedere, e questo significa che è un testo per pochi, non deve essere diffuso, non deve andare dentro le biblioteche, dentro i monasteri, è riservato solo a una certa fetta di persone. È stato definito il libro più costoso del mondo, in effetti è vero, è un libro che ha fatto storia, ha occupato secoli di storia, e negli ultimi 100 anni è stato studiato da addirittura da servizi segreti, da grandi scienziati, grandi matematici, premi Nobel. Si potrebbe fare un elenco incredibile di persone che si sono occupate di questo libro, di questo testo, di questa calligrafia. Questo libro nasce perché viene fuori perché nel 1600 in Europa c'era una figura importante che molti l'hanno messa in secondo piano per via della sua malattia, diciamo di carattere. Rudolfo II, imperatore d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, un grande mecenate, uno degli ultimi mecenati dei secoli scorsi, con la lettera maiuscola mecenate. È stato questo imperatore del Sacro Romano Impero dal 1576 al 1512, fino a che una malattia delle turbe di carattere, senza andare a fondo, l'hanno fatto desistere, è stato sostituito. Viveva a Praga, in un palazzo imperiale che anche questo ha fatto storia, e in questo palazzo imperiale
c'erano tutti grandi della storia. Ospitava personaggi come Keplero, Giordano Bruno, Tito Brahe, che è uno dei più grandi astronomi che in Italia poco considerato, e c'erano tutti grandi alchimisti, occultisti, letterati, pittori. Il suo palazzo era un via vai di persone del genere, meno che una persona che non aveva accesso perché non era gradito, un certo Galileo Galilei. E questo farà parte della storia, perché Galileo Galilei scriverà un messaggio anagrammato a Rodolfo II, perché aveva trovato delle scoperte a livello astronomico. Rodolfo II si arrabbia perché non è stato chiaro e vuole la sincerità. Tu non mi devi scrivere messaggi criptati o roba del genere. Quello che hai scoperto lo devi dire, non lo devi tenere nascosto, e se tu viaggi sotto il piano dei segreti, non verrai mai al mio palazzo. Infatti Galileo Galilei non andrà mai al palazzo dell'imperatore Rodolfo II. Si accontenterà dei medici, dei doge a Venezia. E Rodolfo II aveva un hobby, ecco, se può dire così, un hobby, il collezionismo. Collezionava orologi e collezionava tutto quello che era raro. E aveva purtroppo questi problemi di depressione, oggi si chiamano depressione. E cosa fa? Acquista da John Dee, questo personaggio inglese. John Dee è famoso dentro internet per via della scrittura angelica, perché parlava con gli angeli, questo personaggio inglese che ha fatto la storia dell'Inghilterra. Acquista da John Dee e da Kelly, quest'altro personaggio che gli era vicino, questo libro misterioso per 600 ducati d'oro. Una cifra, ragazzi, era spaventosa, perché con 600 ducati d'oro si armava un esercito. Non era una cifra piccolina, era immensa. Però era un grande collezionista, questo libro era unico nel suo genere, quindi lo acquista. E da qui, da questa compravendita fatta in contanti, meno male che allora non c'erano gli assegni, e questo libro inizia una peregrinazione spaventosa. Perdonami Fabio, al tempo cioè, non c'erano problemi di contanti al tempo? Non c'erano problemi di contanti. Potevano viaggiare con 600 ducati d'oro liberamente, senza problemi. Allora questo imperatore acquista questo testo e non vabbè, entra nella collezione, e cosa fa? Lo consegna all'alchimista e al farmacista reale, che non sa di cosa farsene, perché nessuno ci capiva niente. Perché io vi devo dire la verità, ora non mi prendete per... Questo testo è bruttino, rispetto ai testi di allora, di erboristeria, di astrologia, di scienze, che erano miniati in maniera perfetta. Vi posso dire che i manoscritti di una volta sono capolavori di bellezza. Questo libro è tirato via, colorato anche male, scritto un pochino tutto storto, e soprattutto usa solo 4 colori. Non è un testo che può competere con gli altri fatti dai monaci. È piccolino, un librettino, e l'alchimista lo guarda, lo studia, non ci capisce niente, e lo consegna ad un altro alchimista. Rimarrà fermo per 5-6 anni e appare
in mano al direttore dell'Università di Praga. Questo Marcus Maci, che è segnato sulla copertina, scritto a lapice dentro il manoscritto, che anche lui non sa di cosa farsene, di questo librettino piccolino fatto un... e lo invia a un personaggio famoso e anche troppo bravo, che in Italia non si è mai preso in considerazione: Atanasio Kircher, gesuita. Voi dovete vedere quello che ha scritto, che ha fatto Kircher nella sua vita, i capolavori di... che era un matematico che lavorava al Collegio Romano della Santa Sede, e vi rendete conto come in Italia il sapere del Seicento era altamente evoluto. Kircher riusciva a decifrare i geroglifici, è quello che ha fatto la mappa di Atlantide, la prima mappa di Atlantide l'ha fatta lui, conosceva le piramidi, conosceva il mondo antico, non so quante lingue conosceva, era incredibile, la sua casa era un museo, c'era solo un disegno, e anche Kircher non dà peso a questo manoscritto, lo invia. Quando muore, i suoi beni vengono divisi tra tanti monasteri, e questo librettino piccolino in questa maniera va a finire al monastero di Mondragone dei Gesuiti, e lo mettono insieme agli altri testi, ma nessuno lo studia, nessuno lo prende in considerazione, e rimane anonimo, fermo nei scaffali. Il monastero di Mondragone, come tutti i beni immobili, ha bisogno di riparazioni, e non avendo sovvenzioni da altri enti inizia a vendere i libri agli antiquari, e sono passati 232 anni da quando è stato venduto, e questo libro si passavano l'un con l'altro come avesse la peste, diciamo la verità, tutti lo guardavano e lo mettevano via, Siamo arrivati nel 1912, arriva Wojnicz, un polacco che compra libri dal monastero, perché in America c'è l'usanza che la borghesia, la alta borghesia americana, tappezzano le loro biblioteche con i libri antichi, come per crearsi un alibi, di roba del genere. E questi antiquari viaggiavano all'inizio del Novecento per tutta Europa, compravano libri che venivano messi in queste grandi ville americane per bellezza, per far vedere che potevano avere. E compra, si vede che i monaci, i gesuiti, non sapevano neanche di questo librettino, glielo daranno in omaggio, come dire, tieni anche questo, portalo via, almeno ce lo cavi di torno. Perché, a dire il vero, questo manoscritto contiene centinaia di disegni di donnine nude. Queste donnine nude che ci sono, dentro un monastero di monaci, non è una bella cosa. Sono anche disegnate bene, diciamo la verità, per essere un libro antico del Medioevo, sono ben dettagliate. E porta questo testo in America e, per curiosità, inizia a farlo decifrare prima a matematici, professori universitari, quello di sopra, quello di sotto. Inizia anche lui a darlo in mano ai servizi segreti, perché questa calligrafia nessuno ci capiva niente. Nessuno ci ha mai capito nulla. Finisce la Prima Guerra Mondiale, altri accademici a livello mondiale iniziano a occuparsi di questo testo, nulla. Poi fanno le prime fotografie, le mandano in Vaticano, ma anche il Vaticano dice: per carità, noi non capiamo niente in questa scrittura. E creeranno comitati, istituti, criptologi, esperti. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale i criptologi si danno da fare per decifrare questa scrittura. Nulla, nessuno ci capisce niente.
Voynich muore e il libro passa alla moglie. La moglie, che non è una donna, è figlia del matematico Boole, Giorgio Boole, fondatore della logica matematica. Quindi sono famiglie in cui la cultura è di casa. Anche lei di questo libro non se ne occupa granché, rimane sempre messo in disparte, e è il destino di questi libri che hanno coscienza, perché se non avesse avuto coscienza questo libro avrebbe seguito un'altra strada. Cosa fa la moglie? La moglie, anche lei, ci lascia nel 1960 e il manoscritto insignificante, poverino, viene dato alla segretaria. La segretaria il giorno dopo prende questo manoscritto e lo vende subito per $24,500. Già inizia a crearsi un alone di mistero, di curiosità. Lo vende ad un antiquario, che lo stesso antiquario dopo qualche giorno lo mette in circolazione a $160,000. E da allora non si presenterà nessun compratore, questo manoscritto rimane invenduto, non lo vuole nessuno, nessuno si azzarda a comprarlo, e va a finire regalato all'Università di Yale, dove si trova tuttora accatastato. E qui finisce la storia di questo manoscritto dal punto di vista dei peregrinaggi. Se ne occupa la NASA, se ne sono occupate associazioni, esiste dentro internet un alfabeto di Voynich per le decifre, che è gratuito, l'ho scaricato anch'io, che serve per provare a capirci qualcosa, però questo contenuto è anomalo, ma non è misterioso, perché il mondo dell'antichità non è il mondo che noi si conosce. È un mondo logico, e noi si è perso la logica con la nostra civiltà moderna. Tutta la parte, Marco, se vuoi mettere i primi fiori, tutti questi fiori strani che contornano la prima parte, non sono fiori che esistono. Non ce n'è uno che esista, solo un tipo di erba, mi sembra, sì. Che corrisponde con la realtà, però sono tutti fiori strani. E questi fiori hanno dato adito a tante congetture, tra cui sono fiori che sono di altri pianeti. Ma è assurdo, perché nel mondo medievale dell'erboristeria c'è una legge che dice che per curarti non hai bisogno di conoscere il nome della pianta. Te devi prendere una pianta che si assomiglia alla tua parte ammalata. E è una tecnica che è sempre esistita. Cioè, l'uomo che viveva nei boschi, nei campi, andava, coglieva le piante che gli servivano al suo scopo. Non aveva bisogno dietro dell'enciclopedia o di sapere questa pianta. Niente, dovevi prendere una pianta che ti serve per curare il tuo problema. Cioè, che ora prendo un testo antico, la legge delle segnature. Questa legge delle segnature dice che se una pianta o un fiore o una radice assomigliano ad un organo o ad una parte del corpo umano, possono essere usati per curare quella parte del corpo malato. È la legge della somiglianza. E per esempio la legge nei testi antichi romani, perché già nel mondo romano si parlava della legge delle segnature, c'era scritto in un vecchio dizionario che ho trovato: per avere le spine del cappero, la segnatura dei denti della vipera,
Per questa ragione il cappero, sia per essere sommo o possente medicamento da guarire i morsi viperini. E tutte queste piante che sono elencate, prendiamo questa qui che è una pianta stranissima, e come vedete ci sono disegnati degli alveoli, ed ecco la parte anomala di questo manoscritto. Tutta la parte medica riporta parti del corpo umano che solo attualmente si possono vedere. Vuol dire che le piante con quella forma spinosa in quella maniera, tipo felci, servono per curare i problemi della respirazione. Sono indicazioni ben precise. Come vedete, questi alveoli polmonari sono gli stessi riportati nel manoscritto di Voynich della prima fotografia, e si vedono benissimo. Si vedono queste palline piccoline. E per esempio c'è un altro questa pianta qui, vi voglio dire una cosa. Prima di pubblicarlo mi sono fatto il giro delle mie conoscenze mediche, infermieristiche, e di coloro che mi hanno dato udienza, medici degli ospedali, in cui gli ho fatto vedere tutto questo materiale e mi hanno detto: sì, hai ragione, queste sono parti del corpo umano che si notano chiaramente a cosa si riferiscono. Questa pianta qui che si nota sembra un disegno stranissimo, mentre in realtà è una pianta che cura i disturbi delle parti sessuali. Noi vediamo dipinto bene un affarino, che è uno spermatozoo che entra dentro un ovulo. Questo disegno, voi vedete che io ho riportato il disegno di un ovulo, di uno spermatozoo, scusate, e l'ho messo in relazione con quelli dipinti dal manoscritto di Voynich. Ah, io non ho detto l'età del manoscritto di Voynich, perché vi devo dire la verità, non la sa nessuno. Anonimo, e nessuno sa in che periodo è stato scritto. 1400, 1300. Nessuno lo sa, inutile fare congetture, inutile dire cose per un altro, la data di compilazione di questo manoscritto rimane un mistero, e è bene che rimanga un mistero, perché non si può datare tanto per raccontare balle su balle. Quindi io lo reputo circa del 400, come vedete nel 400 questi spermatozoi che entrano dentro l'ovulo sono disegnati in maniera molto somigliante con quelli nostri, come gli alveoli polmonari, come tante decine e decine di parti del corpo umano sono disegnati perfettamente come fosse un trattato medico. E questa conoscenza rimane un mistero, perché come facevano anticamente a conoscere queste cose? C'è un sapere che è stato perso, vi dico la verità. Delle supposizioni riguarda quella dei catari, e qui mi riferisco a una persona che mi sta ascoltando con molto interesse da diverso tempo. I catari erano a conoscenza di un sapere. Qualcuno ha definito questo testo un libro per il sacrificio rituale dei catari prima del loro suicidio, quando sono stati, prima di essere catturati. Ora, questo lo escludo che sia un manuale del suicidio, però queste conoscenze antiche e questa scrittura antica ci trovo molta attinenza con il sapere e le conoscenze dei catari,
che erano conoscenze che sono andate a persa con il loro sterminio in tutta Europa. Perché questo manoscritto, come vedremo, ha un fondo sulla calligrafia, secondo i miei studi, e non solo dei miei, ma di tanti altri personaggi nel mondo, è un prodotto italiano, nato in una parte delle... qualcuno dice nel Fiorentino, ma non sono d'accordo, e... per delle somiglianze della scrittura che vedremo in fondo, per me è nato nella zona catara del Piacentino e del Vicentino, perché ho trovato delle scritture antiche che si assomigliano molto a quelle del manoscritto di Voynich. Ci sono molti riferimenti con le calligrafie dei notai, con le calligrafie dei contratti di allora, e lo vedremo in fondo. E un altro, se Marco vuoi mettere la fotografia successiva, cioè questa teoria delle segnature, era una teoria normalissima. Io mi curo con la con un fiore o una pianta che mi assomiglia per la parte ammalata. Ho dei problemi agli occhi e mi curo con una pianta che assomiglia. Cioè, infatti nel manoscritto di Voynich ci sono piante che assomigliano ai nostri bulbi oculari. Questo per esempio è la parte astrologica, e questa è la parte astrologica interessante, perché tutti dicono che si parla di astrologia, mentre in realtà non è astrologia. Il manoscritto di Voynich non fa nessun oroscopo, voi vedete che ci sono anche qui le donnine con un fiore in mano, e la cosa strana di questa, di questo sapere è che secondo i miei studi non sono questi cerchi concentrici, fanno parte delle ere astrologiche, quelle della precessione degli equinozi, perché i riferimenti, i segni zodiacali sono molto molto labili, non c'è tanti riferimenti. Qui, no, qui si vede chiaramente che in queste due ere astrologiche ci sono due stambecchi. E perché ci sono due stambecchi? Perché c'è uno stambecco, il primo, che è quello estivo, perché in effetti lo stambecco d'estate ha una peluria molto corta, infatti vedete che dalla fotografia che sta sotto il suo corpo c'è l'erba, quindi è d'estate, ha il pelo bianco e sta mangiando delle foglie di vegetazione verde. Mentre nella seconda fotografia lo stambecco è quello invernale, perché d'inverno lo stambecco si ricopre di una pelliccia più scura. E cosa ci fa lo stambecco dentro due ere zodiacali? E perché c'è lo stambecco? Lo stambecco faceva parte di una cultura sumera. Non sembra, ma i sumeri conoscevano astrologicamente lo stambecco. Ora, cosa ci facesse lo stambecco giù nelle zone, eccolo qui lo stambecco, giù dei sumeri di Babilonia dove c'è il deserto, ma una volta il mondo non era così, Con la precessione degli equinozi, con lo spostamento dell'asse terrestre, le zone sono cambiate. Ai tempi dei Romani il deserto del Sahara era il granaio d'Europa, poi pian pianino le... Ecco qui i due stambecchi, quello estivo e quello invernale. E quando io ho parlato dei stambecchi del manoscritto di Voynich come segno zodiacale, diciamo segno d'astrologia, della precessione, degli equinozi, delle ere, me l'hanno contestato. E questo mi dispiace, perché la gente ha le vedute corte. Se noi si va a vedere a Venezia, in piazza San Marco, se Marco può rimettere, eccola qui, in piazza San Marco, e l'avranno visto milioni di persone, l'orologio in piazza di San Marco, c'è lo stambecco come segno zodiacale. E la cultura di Venezia viene dal mondo orientale.
quindi non c'era come segno zodiacale, non sono fandonie inventate dentro il manoscritto di Voynich. Il Capricorno come c'è ora non c'era una volta, quindi il manoscritto contiene testi antichi. E se vai avanti con le fotografie, ecco, questo è uno dei pochi esempi di omino. Invece che una donnina nuda abbiamo un omino che si vede dagli attributi, e nel contesto astrologico rappresenterebbe Ofiuco. Infatti vediamo che del braccio c'è il serpente che arriva alla stella. Ofiuco è un serpente, e queste conoscenze così particolari, così profonde, presupponevano un sapere antico. Non è un caso che venga messo anche su Ofiuco dentro le simbologie astrologiche. E poi vi volevo parlare anche di questo. Questo è uno dei grandi misteri che ha attanagliato i scienziati di tutto il mondo, e io sono rimasto molto male, perché questa raffigurazione non è altro che un microscopio, chiamiamolo galileiano. Il microscopio non è un'invenzione del 600, risale a molti secoli prima, era fatto di cartone. Come vedete, la parte superiore è azzurra, è vetro. E accanto a questo, eccolo qua, questo è un altro microscopio. Come vedete, questo è un microscopio del 600 e l'altro è un microscopio di Voynich. C'erano già i microscopi nel 400, nel 500. Ecco, questo è quello galileiano che io ho trovato al Museo Galileiano a Firenze. Quello in basso è l'originale galileiano e quello in alto quello del manoscritto di Voynich. E come vedete, infatti, sono scomponibili tutte e due, la parte di sopra e la parte di sotto. Quindi questo sapere che è nel manoscritto di Voynich, che è un genere, possiamo dire, all'incirca un 1400, ha segnato la storia anche dei secoli successivi. Quindi c'erano conoscenze nascoste, qualcuno sapeva di un mondo che prima o poi doveva venire fuori. E un'altra cosa che vi volevo dire è che questa è una cosa a cui ci tengo. E ringrazio la Serena e Marco che me l'hanno fatta riscoprire. Per decifrare i testi antichi bisogna tornare nel passato. Bisogna tornare nel passato e capire cosa c'è, e dimenticarsi del mondo odierno e iniziare a guardare con occhi differenti. Su tutto il mondo questo disegno viene preso perché ci sono le lune. Le lune, e vabbè, perché una delle regole quando si fanno fare ricerche è quella di pensare all'incontrario di quello che è la massa, perché se si pensa come la massa non si andrebbe mai avanti. Queste non sono lune, sono significati. Quello centrale è un agave, si vede benissimo con gli ingrandimenti, è un agave, e l'agave è la pianta della vita per le culture sudamericane. Eccola qui. L'agave, aloe, come vi pare, è la pianta della vita. E a un certo momento, da un ramo dell'aloe, scappa fuori delle goccioline che vanno a finire su una testolina, se Marco rimetti la fotografia prima, quella prima ancora, vanno a finire su una di queste testoline. Queste testoline, io cosa ho fatto? Non sono lune. Io gli ho dato valore A
a quella chiara e B a quella scura. Quindi è venuto fuori questo percorso. Aspettate, vi trovo i miei appunti. È venuto fuori leggendo le testoline AB, 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 AA e BA. È una sequenza, è una sequenza che verrà utilizzata da un certo Mendel, che nel 1865 studierà 28.000 casi di successione delle piante dei piselli. E dopo 28.000 casi che studierà per la successione genetica delle piante dei piselli, la conclusione di Mendel è questa qui. E è la stessa che c'è nel manoscritto di Voynich. Da Mendel poi si passerà ai cloni, si passerà a tante altre considerazioni e si arriverà al DNA. Ci vorrà un centinaio d'anni da Mendel al DNA. Comunque il principio è questo. Il manoscritto di Voynich, l'albero della vita, parte con queste AA, queste AB, 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 AA, BA. E non è un caso. Ecco, di questi casi il manoscritto di Voynich è pieno. Ce n'è decine di scoperte che verranno fatte successivamente, perché un'altra cosa che fa parte del manoscritto di Voynich è, per esempio, c'è il manoscritto di Voynich, c'è una croce stellare. Questa croce stellare viene raffigurato la Terra, che è circondata da quattro pianeti, e questi quattro pianeti praticamente creano una forza magnetica sulla Terra, e uno di questi pianeti è Marte, e Marte viene dipinto con tre colori: rosso, azzurro e verde. E qual è la bandiera di Marte attualmente nelle spedizioni? E quando è partito il Surveyor per fare le spedizioni su Marte, aveva questi quattro colori, e questi tre colori: azzurro, verde e rosso. Non sono combinazioni di 400-500 anni prima, sono gli stessi colori che disegnavano Marte sul manoscritto di Voynich. E il manoscritto di Voynich è pieno di tutte queste piccolezze che verranno proiettate nel futuro. E, le troviamo da tutte le parti. E, è che la scienza ufficiale l'ha decretato come falso, e prima di smontare questa teoria di falsità ci vorrà del tempo. Questa fa parte della scrittura misteriosa. Questa scrittura non è misteriosa, è soltanto anomala, perché c'è una logica a tutto, e questa logica noi l'abbiamo persa. L'abbiamo persa perché il mondo moderno ci ha tagliato fuori da tante conoscenze antiche, perché noi abbiamo una data simbolica, il 1612, che è l'anno in cui l'illuminismo entrerà con forza nella civiltà europea. È l'anno della fine del passato. 1612 è una simbologia, e anticamente conoscevano molte cose che sono andate perdute. Questa calligrafia, che vi voglio far vedere,
non è una calligrafia sconosciuta. Anticamente c'era la consuetudine di scrivere con delle abbreviazioni. E se noi si va a tradurre un testo antico, specie se faceva parte di una cultura che non c'è più, non scrivevano certamente come si scrive noi, scrivevano con le abbreviazioni. Io posso dire che in questo testo che ho qui, che è un testo di un mio antenato, Fornaciari, del 1872, che anche qui si parla di abbreviazioni. CTO con una linea sola significa Cristo. Cioè tutto quello che veniva scritto una volta era abbreviato. Perché? Perché ogni cultura aveva le sue regole, non c'era un'unità nazionale, un'accademia nazionale, non c'era la televisione, non c'erano i servizi informativi, non c'erano i giornali, c'era soltanto culture locali. Cioè un notaio del Piemonte scriveva dei testi in latino con delle abbreviazioni, con dei codici che un notaio della Sicilia non sapeva da che parte farsi, perché utilizzava altre forme. Un manoscritto di un convento del Trentino aveva delle forme letterarie, delle calligrafie, delle abbreviazioni che un convento delle Marche o della Sardegna non riusciva a decifrare. Questo è un testo che io ho ritrovato sui miei libri antichi, che vi voglio leggere. Questo, ecco, alla prima lettura non sembrerebbe che ci sia scritto niente. Invece c'è scritto Die Martis Tertio Decimo Mensis Iuni in Placentia. Noi se possono decifrare, trovare vocabolari, cosa... No, non c'è nulla da fare. In nomine Domini, nostri Jesus Christi, ab incarnazione Eius 1165. Non li possiamo mettere sotto qualsiasi convertitore elettronico, non c'è nulla da fare. Vanno presi parola per parola, decifrati, entrare nella cultura locale, mettersi sotto e studiare le usanze di allora. Non si può fare di ogni erba un fascio, non si possono prendere testi manoscritti antichi e decifrarli come fosse una scrittura moderna. È assurdo. Questo testo, che ha questi simboli stranissimi su in alto, che sono identici a quelli del manoscritto di Voynich, che io ho ritrovato, questi che sono identici a quelli del manoscritto di Voynich, hanno le stesse caratteristiche, fanno parte di un contratto in cui il monastero investe il mugnaio Gerardo, il cognome non lo faccio perché se ci sono gli eredi, per sé e per i suoi eredi maschi in perpetuo uso del molino. Il monastero dà il molino in uso perpetuo a questo mugnaio e si inizia a scrivere in questa maniera. Siamo nella zona del Piacentino, quindi zona catara. Siamo in un periodo in cui i catari costituivano una gran parte
della religiosità della popolazione, e questo significa che non si può prendere un testo antico e trattarlo come fosse un testo moderno. Le parole non sono le stesse. Se io volessi scrivere Serena con la scrittura di allora, farei presto S-E e sopra ci potrei mettere una lineetta, un puntino, ci potrei fare un girigogolo e ci potrei mettere qualsiasi cosa. E quella è Serena. Però io lo scrivo, sono un monaco in Puglia, abbrevio Serena in quella maniera, un monaco della Val d'Aosta non ne sarà in grado di leggere che lì c'è scritto Serena. Queste usanze erano prettamente locali. Quindi tanti manoscritti vanno presi e portati nel mondo di allora, soprattutto locale. Fabio, perdonami, mi viene in mente anche questo aspetto. Insomma, avendo fatto ragioneria, ai miei tempi si faceva stenografia e mi viene in mente proprio che quando si faceva stenografia non si usavano tutte le lettere. Si cercava di abbreviare sempre di più e quindi chi magari a posteriori poteva conoscere, sapeva che la A era fatta in una maniera, la O era fatta nell'altra, eccetera, in realtà poi, quando andava a leggere, mancavano tantissime lettere nelle parole. Quindi mi viene da pensare un più o meno lo stesso meccanismo. Serena, hai centrato il problema. Hai centrato il problema. E è una stenografia. È una stenografia perché era il modo per nascondere le cose agli occhi degli altri. Essendo un manoscritto portatile che conosceva delle verità che non erano per tutti, che poi dentro delle verità ce ne sono centinaia, non c'è solo queste, ci vorrebbe trasmissioni, prenderne una, se ne può parlare per ore intere. Era destinato e soprattutto era stenografato. Io ricordo a tutti una cosa, Abate Tritemio. L'abate Tritemio è stato maestro di Paracelso e io l'ho sempre messo tra quelli forse autori di questo testo. L'abate Tritemio ha scritto 10 testi che sono stati bruciati dalla Chiesa perché erano ritenuti demoniaci e soprattutto l'abate Tritemio, famosissimo abate del tedesco che aveva un monastero, diceva che la notte lo venivano a trovare delle persone vestite di bianco che con lui ci parlava, con loro ci parlava. Ma non ha mai detto che erano angeli e compagnia bella. Parlavano di cose particolari e del futuro e di tante cose. L'abate Tritemio ha inventato la steganografia, non la stenografia, steganografia. E io vi volevo dire come funziona la stenografia, la steganografia, scusate. La steganografia la utilizziamo tutti i giorni e nessuno sa cos'è. Voi prendete una fotografia in JPG o in JPEG, qualsiasi fotografia, l'aprite con il TXT, è facilissimo, invece che aprirla con l'immagine l'aprite col blocco note, e vedrete che la fotografia contiene milioni di lettere codificate. Quelle milioni di lettere codificate danno luogo a un'immagine o danno luogo successivamente ai filmati. Cioè l'immagine non esiste, ma esistono milioni di lettere successive che compongono un'immagine. Voi prendete questa bella fotografia, andate lì, aprite con le blocco note, vedrete tutte le lettere, i caratteri asci, quella steganografia che ha inventato Tritemio nel 1400, tale e quale, non cambia niente, il concetto uguale, provate a cambiargli una lettera, al posto delle A ci mettete le C, al posto delle C ci mettete le H e vedrete che la fotografia non vi si aprirà. Che la fotografia a formato JPEG è
una crittografia. Potete divertire quanto vi pare. Grazie Fabio per queste informazioni molto molto interessanti. Senti Fabio, noi ci stiamo avviando verso la conclusione, però se ti fa piacere ci sono alcune domande che magari vorremmo girarti. Ecco, la prima è quella qua, la messa in sovraimpressione Marco. Che cosa ne pensa del codex Serafinianus? Scusate il mio modo di leggere. Lo conosci e cosa ne pensi? Senti, io ti devo dire la verità. Fa parte dei testi che dovrò affrontare. È un testo particolare. So che contiene tante verità. Però ti devo dire la verità, non ha mai fatto parte dei miei studi perché il manoscritto di Vonici mi ha portato via tutto il tempo possibile e immaginabile, specialmente nella decifrazione della calligrafia. Non ho toccato altri testi, però so che questo è un testo interessantissimo e va preso, non con le molle, va preso come un testo di questo sapere antico che è andato perduto. Perché sono tutti testi che contengono delle verità criptate e che andrebbero riscoperti per capire come funziona il nostro mondo. Ok, vediamo l'altra domanda, Marco. Buonasera a tutti. Ho letto, ora non ricordo dove, che il contenuto del manoscritto potrebbe essere collegato a Castel del Monte. Possibile? Possibilissimo, possibilissimo. Questo è un manoscritto in cui è nato in Italia, e quindi non sappiamo esattamente l'anno, perché il carbonio 14 non legge l'inchiostro, perché l'inchiostro è fatto di carbonio, quindi non è fatto di materiale organico. E c'è anche l'ipotesi che venga da queste conoscenze di Federico II. Questi testi che contenevano un sapere destinato solo a pochissime persone e soprattutto ai re e alla corte regale. Non era un testo destinato ai monasteri o destinato all'abbazia, perché è pieno di donnine nude. E nessun monaco si metteva lì a disegnare corpi che non facevano parte della loro cultura, e specie sulla parte dove c'erano queste vasche immense con tutte queste donnine in posizioni non oscene, però hanno una funzione ben specifica di coordinare questi flussi di liquidi. Non è un prodotto fatto in una chiesa e in un contesto religioso, è fatto in una corte regale, senz'altro. Poi i vestiti sono tutti di foggia italica, non sono vestiti fatti con la consuetudine normanna o tedesca o francese, sono vestiti della nostra cultura, della nostra penisola. Grazie Fabio. Allora, Leonardo Villamelzi, i monti sul lago di Como, sto delirando? Cioè, ci sono collegamenti? Senti, ti hai toccato un testo interessante. C'è stato qualcuno che l'ha messo in relazione a Leonardo da Vinci, della Villa Melzi, che si vede poco la Villa Melzi ormai, e monti sul lago di Como. Io sul lago di Como ho fatto tanti studi sui monti che si vedono sugli sfondi dei dipinti. E ti posso dire una cosa sola. Uno dei studi che ho fatto io è che questo testo è scritto da sinistra a destra, da destra a sinistra,
come usare. Al contrario, insomma, rispetto a quello che scriviamo noi. Sì. Beh, tornerebbe tutto. Di Leonardo, però Leonardo non aveva quei caratteri, non aveva quei caratteri, quei disegni così, così strani, capito? Perché questi disegni sono, la calligrafia è un conto, i disegni sono puerili. La calligrafia è ben precisa, sempre uguale, cambia l'inchiostrazione, si vede quando lui intingeva il pennello, la punta d'oca nell'inchiostro, mentre i disegni sono, diciamo, fatti quasi da bambini, sono anche colorati, riempiti male. A me era venuta in mente più o meno la stessa cosa, tornerebbe tutto, perché il nonno o il papà, non ricordo adesso, di Leonardo era un notaio, che è stato citato come scritto, come tipologia di scrittura. La mamma era Catarina. Perfetto. Io ovviamente non è farina del mio sacco, Te unisci tasselli, capito? Non è farina del mio sacco, perché dobbiamo dire grazie al Gianfranco su queste cose qui, Rosa Croce. Marco, non bisogna mai partire dalla certezza assoluta che una cosa è quella, perché siamo, bisogna prendere tutte le ipotesi e unirle con tanti tasselli, e pian pianino scapperà fuori la verità. Questo concetto di Leonardo, che già è impregnato il manoscritto di Voynich di cultura leonardesca, e che la mamma era Catarina, il notaio era, è vero, Ed era anche uno che girava abbastanza spesso per corti di ogni genere, lo prendevano dappertutto, nemici, sì, amici, andava ovunque. Sì, sono tutte ipotesi che hanno una buona percentuale, capito? Perché ho imparato che su tutte le cose antiche nessuno ha la certezza assoluta. Te lo posso dire per esperienza. Pensate che la Madonna del Parto, che ora è attribuita a Piero della Francesca, fino a 100 anni fa non era assolutamente di Piero della Francesca. Tutti erano convinti che fosse di un altro pittore. E tutte le grandi opere d'arte non sono state mai firmate, perché la Chiesa non voleva, perché i pittori non dovevano firmare le opere d'arte, perché era un peccato di vanità. E voi vedete, la gran parte delle opere d'arte sono nell'incerta attribuzione. Molte sono sicure, però molte sono, non si sa di chi sono, via, perché era proibito ai pittori di firmarle, per il peccato di... Infatti qualcuno metteva se stesso sotto varie sfoglie, magari all'interno del quadro stesso, no? Sì, ci si metteva un autoritratto per dire come fa. Esatto. Giustissimo. E quel microscopio può essere il famoso cannucchiale citato in alcune opere antiche, del tutto trascurato. Perché il cannocchiale, senti, in realtà non doveva esserci in quelle epoche. Senti, io ti devo dire la verità. Raffigurazioni del genere, che sono piccoline e alte in questa maniera, se tu rivolti il microscopio diventa un cannocchiale. Capito? Esatto. Erano vetri. Mi sembra che fosse proprio Galileo, in uno dei suoi scritti, che citava il cannocchiale. Cannocchiale, sì, che lui lo presentò come fosse una delle sue scoperte ai dogi a Venezia per ricevere sovvenzioni, e ebbe un sacco di sovvenzioni, mentre in realtà il cannocchiale già circolava dal 400 da altre zone d'Europa. Si parla che sia il cannocchiale e il microscopio siano prodotti olandesi, capito? Per esempio, una cosa assurda oggi, no, il fax che si usa negli uffici, tutta questa ora non si usa più, si usa altre forme elettroniche, ma il fax è stato inventato a metà dell'Ottocento, perché il fax non fa altro che prendere un quadratino
lo mette bianco, nero, nero, bianco, nero, e ricostruisce le immagini solo con quadratini, fa come la battaglia navale, uguale. Infatti, tutti i fax hanno un quadratino bianco e nero, capito? E compongo le immagini scritte. Questa è una teoria che risale brevettata negli anni 1850. Sono prodotti sono teorie vecchie che hanno riferimento solo dopo, quando la tecnologia è in grado di supportare queste cognizioni, capito? Sì. Beh, io ho avuto la stessa esperienza, abbiamo iniziato con le piante, e io ho avuto la stessa esperienza leggendo il libro I Sette Metalli di Pelican, in un'estate in cui mio nonno stava davvero poco bene, nessun medico capiva cosa aveva. Beh, io con quel libro di Pelican gli ho fatto la diagnosi che poi gli hanno fatto a ottobre, e lui faceva ragionamenti lineari e semplici molto simili alle signature, quindi andava a ricercare le caratteristiche simili fra, lui addirittura faceva un trio fra il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo astrale e quello che era il sintomo, quello che era l'uomo, cioè andava a mettere. E lo faceva con una maestria, con una semplicità che sembrava quasi scontato, cioè diventava quasi banale. Eppure è complessissimo quel libro. Io probabilmente sono riuscito a capirlo bene perché gli continuavo a mettere quella chiave lì del nonno. E però a ottobre i medici hanno detto esattamente quello che c'era scritto su quel libro lì. E micidiale. Però vedi, questi testi che sembrano, a sua volta ti aprono delle connessioni cerebrali per capire altre cose diverse anche nel mondo scientifico, nel mondo umano, nel mondo del sapere. Sono tutte chiavi di lettura che aprono altre porte, capito? Sì. La teoria delle segnature è semplicissima. È la teoria che usava anche il Degarda von Binden. Se a me mi fa male un dente, non posso prendere una rosa per curarmelo, devo prendere una pianta che assomiglia al mio dente, capito? Se io ho un brucolo o qualcosa e dovrò prendere una pianta che abbia le stesse. Paracelso diceva: il simile cura il tuo simile. La teoria delle segnature, solo su questa frase: il simile cura il tuo simile, e basta. Poi, quando tu vai in un bosco, non c'è bisogno dell'enciclopedia dietro per sapere se questa pianta ti fa bene o non ti fa. Niente, la devi scegliere da te, capito? E quella è la bellezza. Infatti, sarà un caso, ma lui era riuscito già all'epoca a capire e a sapere come erano composti, di che materiali, di che minerali erano composti i pianeti. Però dubito che ci sia andato fisicamente su ognuno. L'ha fatto proprio solo per sillogismo tra il corpo umano, le piante e dove erano collocati i vari minerali, che disposizione avevano i vari organi del corpo. Quindi ha fatto un lavoro pazzesco, veramente pazzesco. Tra l'altro, Marco, se ti ricordi, in quel libro lì lui dice anche in quali zone del mondo sono, sì, collocate la maggior parte della, esatto, di quei minerali. Quindi in realtà uno, se vuole trovare una miniera, leggendo quel libro lì, potrebbe già escludere determinate zone e andare alla ricerca in quelle altre, perché comunque la terra rappresenta l'organismo vivente, e siccome è come in alto così in basso, allora il nostro corpo è Gaia, ovviamente corrisponde. Esatto, lui faceva esattamente quello. Io ti posso dire due esperienze. Io faccio radiestesia, quindi mi diverto a trovare l'acqua, posso trovare minerali o roba del genere. Non è una cosa interessantissima, quando uno ci ha preso la pratica funziona, ora non è. E l'altra cosa che ti volevo dire, Marco e Serena, è che quando si fa archeologia, dai fiori che ci sono sopra il terreno si può capire quali sono i componenti sotto, nel sottosuolo, capito? E questo oggi gli archeologi hanno tutte le cose elettroniche, oppure non le guarda più nessuno queste cose. Però era importante, dal tipo di fiore che c'era, per capire sotto se c'è qualcosa o no. Sì,
Altra cosa che citava anche Pelican, proprio questa cosa qui, cioè lui capiva nel profondo cosa c'era guardando cosa c'era in superficie. Cioè, per esempio l'ortica che dice appunto significa che c'è una concentrazione di piombo, no? Quindi tu puoi capire, esatto. E da lì lui questa... arriva, lui partiva da lì e poi passava appunto per tutto il sottosuolo, poi la piantina, poi l'essere umano, gli organi, e arrivava ai pianeti. Con lo stesso identico sillogismo, e diventava quasi una roba banale, perché dici, ma come, così semplice? Sì. Era così perfetto come ragionamento, non so come dire. Sì, perché per esempio se c'è un suolo, un sottosuolo dove c'è il basalto e il granito, e non ci cresce le stesse piante, gli stessi fiori dove c'è un suolo argilloso, capito? E c'è tutta una... E una volta facevano così, e dal sopra vedevano giustamente, come ti hai detto Marco, vedevano il sotto. Sì. Ma come, Fabio, giustamente tu hai detto che tu sei radiestesista e scopri l'acqua in profondità stando su. E certo, perché ci sono, scorrono determinate energie, si può... Io mi ricordo, insomma, il rabdomante col... col legno, uno dice, come fa? Eppure non sbaglia, perché ci sono dei movimenti, delle vibrazioni particolari che vengono recepite. Io vi posso dire una cosa, per migliaia di anni hanno scavato pozzi e trovato l'acqua con i rabdomanti, non è che facevano un buco qui e poi lo facevano di là. Che andavano a caso, proviamo, vediamo se... No, subito a colpo sicuro. Esatto. Ora nei miei studi c'è una fabbrica di birra in Germania che ha avuto problemi con l'acqua dalla mattina alla sera, e hanno chiamato i geologhi con le sonde e compagnia bella, non trovavano niente, hanno preso un rabdomante e sono riusciti a trovare l'acqua immediatamente, e dove ha detto lui hanno scavato, l'hanno trovata subito. Beh, io non so se perduri questa cosa, ma tutte le più grosse compagnie petrolifere hanno soldato per decenni persone con queste caratteristiche prima di trivellare, cioè che andavano a cercare al posto loro, pagate fior fior di quattrini, quindi se li hanno pagate loro, proprio scemi non devono essere. Io per esempio, insomma, Fabio, insomma, diciamolo, tu ti occupi anche di io ora certo, per il mondo antico si passa l'energia, le cose antiche, faccio radiestesia, faccio corsi di radiestesia e collaboro con l'Accademia Oxygen a Perugia, e dove faccio questi corsi, queste cose. E ora la mia attività è quella soprattutto delle energie, questo mondo particolare che è un mondo da scoprire e soprattutto un mondo da prendere in seria considerazione, perché oggi le energie sono bassissime e se si vuole sopravvivere bisogna elevarsi in tutte le maniere, in tutte le forme, come dicevo io, sia a livello fisico, a livello morale, a livello estetico, capito? Tanti sistemi ci sono per elevarsi. Ma in effetti, allora, noi, Fabio, siamo ovviamente in chiusura, perché il tempo, insomma, passa sempre troppo in fretta. Però io ne approfitto per invitarti a parlarci un po' di radiestesia, di queste cose di cui ti occupi, magari le andiamo ad approfondire di più se ti va in un prossimo incontro. Io faccio geobiologia sacra perché ho studiato all'Accademia di Giorgio Pratte, quella francese, e non si fa solo geobiologia, quella accademica. E quando si entra nel mondo delle chiese, del sacro, di qualsiasi religione, cambia il rapporto energetico con l'essere umano, perché il sacro ha una valenza energetica fortissima e non è il sacro del cristianesimo. Il cristianesimo è entrato nei posti del sacro, ma il sacro è sempre esistito fin dai tempi degli Etruschi, dei Celti, del Neolitico, e fin da quando c'è stata civiltà c'è stato punti di energia altissimi, e questi con la radiestesia si possono trovare, e vi posso dire che cambia la vita.
cambia certo. la vita, perché questa energia è fortissima, è una energia rigeneratrice e basta niente per ricaricare queste pile che vengono consumate da questa civiltà ossessiva, capito? Allora Fabio, prima di salutarci voglio leggerti l'ultima domanda che Marco ha messo in sovrimpressione. Hai mai studiato gli scritti di Da Vinci come hai fatto per questo manoscritto? Sì, l'ho fatto, ma sono tutti fermi nel cassetto. Sono fermi nel cassetto perché io ho collaborato con una signora di Milano che non c'è più, che era una milanese docche, conoscevo benissimo, mi ha insegnato tanto di Leonardo da Vinci, e si chiama Tranquilli Valeria, ha scritto 3 libri su Leonardo da Vinci, mi ha passato tutto il suo sapere, e soprattutto Leonardo da Vinci non è il Leonardo che ci viene insegnato dalla cultura statale. Leonardo da Vinci è una cosa seria, molto seria, e dietro di lui purtroppo c'è un meccanismo commerciale che lo svilisce, e questo dispiace. Grazie anche per questa chicca finale, Fabio. Allora, diciamo dove possono trovare i tuoi libri, lo trovano in tutte le librerie, giusto? Sì, questo è in vendita su tutte le grandi catene di distribuzione. Se qualcuno non lo trova mi può le scrivere, benissimo, non ci sono problemi, qualche copia ancora mi c'è rimasta, capito? Eventualmente vogliamo dare la mail, Fabio, se qualcuno vuole contattarti. Sì, fornaciari12@libero.it. Grazie Fabio. Allora, per tutti coloro che vogliono approfondire questo discorso mi possono scrivere sulle mail. Sì, perfetto. E se ne può parlare, perché il sapere non può rimanere circoscritto a quest'ora, e invito tutti coloro che ci hanno seguito a prolungare queste conoscenze, perché come si prolungasse questa attività della vostra catena televisiva, diciamo così. grazie. Allora, io voglio ringraziare anche tutti coloro che sono stati con noi questa sera, anche coloro ovviamente che ci guarderanno poi in differita. Grazie anche a tutti coloro che hanno fatto domande, che hanno commentato in chat, che hanno, insomma, per noi è sempre un piacere perché ci dimostrate l'interesse agli argomenti che stiamo trattando. Quindi in chiusura io, Fabio, ti ringrazio di nuovo veramente per essere stato con noi. Voglio ringraziare ovviamente anche Marco Ludovico, che come solito regia impeccabile. grazie a voi e grazie Fabio, è stato un vero piacere. Scrivetemi, mi raccomando. Certo. Cogliete l'appello di Fabio. Quindi. No Facebook, please, no Facebook. Ecco, no, ma abbiamo dato la mail, così almeno sanno dove contattarti. La ridiamo, la rimettiamo ovviamente. Sì, va bene. Ciao a tutti. Grazie di cuore a tutti quanti, e Marco, sigla.